Allora Gino, Domenico Restuccia, che valore aggiunto porti? Sì, a proposito del rapporto che c'era tra Mogol e Battisti, mi sono chiesto, ma quando si incontravano ed erano nella stessa casa per scrivere una canzone, come nasceva questa canzone? E allora vi faccio vedere innanzitutto degli ingredienti che comunque mi fanno sorridere. Caffè, parolacce, 9 di mattina e inglese inventato. Mi spiego meglio, anzi ve lo spiego con le parole di Mogol. Lucio chiedeva la musica sempre prima, poi veniva, me la cantava in un inglese inventato. Poi rimaneva lì. Il primo caffè glielo facevo io. Ci incontravamo la mattina alle 9, mai scrittura notturna, sempre di giorno. Bevevo il caffè, mi sdraiavo sul tappeto, lui stava sul divano e suonava, io scrivevo ed ero a pancia in giù sul tappeto. Poi il turno del secondo caffè che lo faceva Lucio invece. Ma sentite qui, quando gli chiedevo un aggettivo che non mi veniva, dopo avergli spiegato cosa intendessi dire, lui mi rispondeva con una parolaccia. Mi diceva una parolaccia per riportarmi al mio dovere. Io non capivo, poi però me l'ha spiegato. Ha detto che dovevo pensarci io e non lui. Io la parola ce l'avevo in testa, però mi serviva per sbloccarmi. Però lui non me la diceva lo stesso. Gino, a quanto pare anche così nasce quindi un capolavoro, no? E tu che conosci molto bene artisti, autori, il rapporto che c'era tra loro due, ti ricorda il rapporto anche di qualche altro artista e autore? O era unico? No, col fatto che poi ci sono state coppie di artisti, va bene, ma poi cantavano tutte e due. Invece no, questo rapporto era unico, è veramente difficile trovare un confronto. Ma se posso aggiungere, cioè, sentendoti parlare, c'è una storia, allora come nascono le canzoni, proprio così. A un certo punto loro erano già in Brianza, nelle loro ville, arriva il papà di Mogol, gli si rompe la macchina, gli dicono guarda vai dal meccanico che usavano sempre loro, no? Quello, lui va, quello gli era giusto, torna, va a casa loro insieme e dice oh ma quel meccanico è pazzesco, quel cacciavite fa miracoli. Però come hai detto, scusa, quel cacciavite, sì, viaggiare, capito? Ma infatti adesso Gino io non posso lasciarti, perché aspetta che qua faccio il cambio scena, è tutto artigianale. Gino, accomodati, accomodati, perché vorrei farti ascoltare come la nostra band in Fieri esegue proprio Sì Viaggiare dal vivo, e poi ci salutiamo e passeremo a Tutti in Pista con Adriana Volpe e Antonella Elia. I due concorrenti di oggi dovranno duettare ballando in liscio. Sì Viaggiare in Fieri a Bella Ma dal vivo. Accelerare con un ritmo fluente di vita nel cuore.
quel gran genio del mio amico. Con le mani sporche d'olio capirebbe molto meglio. Meglio certo di buttare, riparare, riparare. Pulirebbe forse il filo, soffiandoci un po'. Scenderesti poi la gente, quella chiara dalla no. E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Federico, Leonardo, hai visto che bravi? Allora,